4 anni possono sembrare pochi o magari tanti, dipende dall'intensità con cui li vivi, da tanti fattori dai quali possono essere condizionati, dagli stati d'animo, dalle gioie e le soddisfazioni, ma anche i dolori e le delusioni che fanno parte della vita. 4 anni però sembrano volati da quel 29 febbraio 2020, data storica per la famiglia D'Agostino che acquista l'US Avellino realizzando così il sogno del presidente Angelo Antonio, un sogno che non aveva mai tenuto nascosto quando negli anni addietro aveva già fattivamente collaborato con i colori bianco-verdi offrendo il proprio supporto come sponsor, prima come Meta Edilcom, diventato poi sì Energia, una fede innata, tanta voglia di riportare l'Avellino dove merita, con un primo anno da incorniciare, tutto stupendo nonostante le difficoltà Covid, sino alla semifinale playoff persa contro il Padova, e da qui la conoscenza della prima tristezza calcistica, ma si sa, nello sport più amato d'Italia non vi è una scienza esatta. Provare e riprovare, non mollare e agire con determinazione può fare la differenza. Doti e caratteristiche del presidente D'Agostino e della sua famiglia, nonché di tutto il gruppo, lo portano negli anni successivi a continuare ad investire, a cambiare gestione tecnica, a fidarsi ed affidarsi. Anche in questo caso il calcio dà e toglie, non sempre i risultati possono essere positivi, e poi gli applausi, ma anche la contestazione feroce della passata stagione quando l'Avellino chiude 14esimo. Immaginare l'amarezza, la rabbia dei tifosi non è poi così difficile, ma chissà se qualcuno mai si sia soffermato a pensare quanto possa essere significativa la rabbia e l'amarezza non solo del tifoso Angelo Antonio, ma del presidente D'Agostino dopo aver investito e anche tanto. Quest'anno gli investimenti sono stati ancora significativi, segno tangibile della voglia, della forza e della fermezza di voler riportare i lupi dove meritano, mai arrendersi, questo è il diktat. Al di là dei risultati sportivi, l'Avellino ha riacquisito con calma e lavoro la PIL di un tempo, oggetto del desiderio di direttori, allenatori e calciatori. Avellino è tornata a quella grande piazza che non può e non deve stare in Serie C. D'Agostino lo sa e lavora per questo da 4 lunghi anni.